merita decisamente. Sotto canestro Murphy a segnare, tentativo di scaricare su Myers, la perde, quindi Barbiero per Murphy. Tulli cerca la penetrazione centrale, palla per Jay Murphy, ardua questa, Myers sta infastidendo molto Guerini, tira dall'angolo, Murphy segna della Manze Bevi che tenta di disturbare i primi passaggi fabrianesi, ancora Murphy, rimorchio di Murphy che va da 3, ha segnato ancora Murphy, incontenibile, 6-43, Murphy ancora segno. 9 punti. Ancora Strix, questa volta pasticcio in palleggio, poi serve Marti, Marti può andare alla bomba, va! Che siede in terra, sbaglia la Turbo Air, poi recupera Marti, spaziale di 5-0, la Turbo Air è a più 4 e poi Marti! Marti, marcato la palla libera, va Marti, se mi gancio, più 4, quando manca poco più di un minuto, attenzione, Marti! Dalla libera dall'angolo, non va al tentativo dalla libera, contropiede di Murphy. Per la Turbo Air, Corvo stoppato da Murphy, Strix a servire Barbiero, contropiede su Guerini, per Strix che viene fermato dalla difesa, poi la palla finisce a Murphy. Quettin che è un pochino bloccato, ancora una bomba di Murphy, va! 26 punti di Murphy. Ha parato Pezzini in panchina e finirà con il quintetto con cui ha cominciato la partita. Murphy, pericolosissimo da tutte le posizioni, 18 punti, 13 rimbalzi. Con 3 canestri pesanti su 3 tentativi. Murphy prova a replicare da 3, va! Adesso sotto servito Pezzini, ancora Strix per Murphy, si gira Murphy dal tiro. Napoli ci sono Longar e Morena che non erano entrati in quintetto, neanche Zaraglio. Qualcuno è un altro da un punto di vista psicologico per creare pressione alla Depi, Valtino segna, 79-82, 5 punti di Longar, adesso si può solo pareggiare con una bomba, vediamo chi si incaricherà di tirarla questa bomba, 82-79, Strix, palla per Marti, va la bomba, ma fila! Sbaglia ancora Volkov, può vincere Fabriano, palla per Gnecchi, attenzione alla penetrazione di Gnecchi, raddoppiato in angolo, Murphy da sotto al primo e l'ultimo secondo. Scusate, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta! Dalla lunetta per la squadra di casa contro 8 su 15 di Caserta, Caserta ha tirato male da 3. Vediamo Murphy a segno, esplode ancora di entusiasmo il pubblico perché è un canestro in qualche maniera liberatorio. Ecco Murphy, giocatore di buonissima tecnica. Murphy bella. Sotto a Sonigo, bella palla che la butta dentro, bell'assist di Murphy. Pezzin per Strix, deve mantenere calma in attacco Fabriano, va a semigancio Murphy e segna un gran canestro. Rimessa ancora per Fabriano, 3 secondi alla fine, Murphy 2 secondi da metà campo, va a segnare Murphy, va a segnare Murphy, canestro valido e vince Fabriano 77-75, è incredibile. In grado di garantire certamente la regolarità di questo incontro, la prima bomba della partita di Murphy,
Pezzin, poi scarica su Tonut da questi a Rossini che viene stoppato, recupera Spriggs da subito a Mannion, a Murphy che va a schiacciare in contropiede e indubbiamente Cantù fatica, soffre contro Fabriano che sta giocando alla grande, un eccezionale passaggio. Pierdi è chiamato lo schema, affidare poi a Murphy che va a realizzare. Pezzin, Scarnati, Spriggs, ancora Murphy a centro area, va al tiro, Murphy sbaglia, una facile conclusione e poi Caldwell. Attenzione, la una scorpia di dolore sul viso di Murphy, Gianni. Attenzione, deve essersi fatto male davvero. Sì, tu stai lì a pensiamo alla caviglia, è la caviglia, è la caviglia. Il massaggiatore è subito su di lui insieme al medico. Ma trema addirittura per il dolore Murphy, è un colpo tremendo per il Fabriano. In questa occasione dalla Elecon la palla, molto bello il passaggio di Loris Barbiero per Jay Murphy. La conclusione di Jay Murphy a segno. Questo giocatore dal vivo non l'ho mai visto, non ho avuto mai occasione di vederlo giocare. Prova la bomba Murphy, Ardo che però non riesce a spingere il contropiede. Murphy ha lo spazio per il tiro da tre punti e lo trova. Conte Murphy non trova lo spazio per tirare, poi regala letteralmente la palla alla Team System e Murphy può andare a schiacciare in contropiede. Pezzin, ancora Murphy può andare a schiacciare. Dampolini servito sotto, fuori per Bardo, sotto molto bene per Murphy, un grande assist di Bardo. Un po' perché Thomas era nel mirino della Team System tre stagioni fa, quando poi Mangano scelse al suo posto Larry Spriggs, la deviazione. Qui mi sembra la decisione arbitrale sia giusta. Gran palla intanto di Barbiero per Murphy. C'è la possibilità del contropiede o almeno della transizione per Fabriano che la sfrutta molto bene. Senti, si sta disperando perché la sua squadra veramente finora non è entrata in partita. Anche in classifica 18 punti Fabriano al terzo posto insieme a Rimini, 6 punti tranquillamente nelle mani di Barbiero. Murphy sotto per Zampo, alla Murphy riesce comunque a scaricarla su Zampo, quindi ancora Murphy che segna, ma combattutissima e intensa come ci si aspettava. Murphy al tiro, subito a segno. Va al tiro, sbaglia, va a prendere in basso l'attacco, si avvicina, va al tiro, subisce la stoppata di Murphy. La riconquista all'ultimo istante, Murphy liberissimo, purtroppo per noi va a segnare. Barrox non aiuta su Williams, che sbaglia però, e Murphy bravissimo. Pezzin si incuna, da un gran pallone per Murphy. Pezzin va al tiro, subisce la stoppata, però recupera la palla. Murphy può andare alla bomba, la trova, palla per Barbiero. Arriva Williams a rimorchio, gli dà la palla a Barbiero e poi Williams. Pare Murphy. Intanto va al tiro, la torre viene stoppato da Sonego. Ancora Williams a spingere, passa la palla dietro la schiena. Poi un grande pallone per Murphy. Mamma mia, Williams! 20 punti insieme alla Morini Rimini, perde la palla in attacco Napoli, servito ancora Williams, va in contropiede, dà un gran pallone per Guerini, poi Murphy a schiacciare in contropiede. Ha sempre disputato delle eccellenti partite contro Fabriano, Williams si incunea, va a dare un gran pallone per Murphy. 10 punti e si gioca così a basket. Palla per Murphy, ancora Williams, ancora Murphy, bomba di Murphy per il pareggio! A 20 secondi dalla
fa Conti, va a trovare Murphy al tiro da tre punti a bersaglio. Questa potrebbe essere un'azione fondamentale, potrebbe essere un tiro, anzi no, è da due, avevo visto male io. Comunque un bersaglio importante ugualmente. Peggio pieno in questa, dopo questo quarto turno, gioca benissimo. Intanto Gnecchi va a scaricare un assist sul gioco a due per Murphy, 20 punti, Jay Murphy, e la partita è ormai definitivamente nelle mani di coach Roberto Carmenati.